Victor Osimhen, 1-0 e tutti a casa, porca troia. Eppure questa ce la siamo portata a casa ed è una vittoria veramente importantissima. Gli 3 punti che ci servivano, che sono ottimi dal punto di vista del morale e soprattutto della classifica, ragazzi, perché ci mettiamo a 14, a meno 2 dal primo posto, agganciamo la Roma, ha pareggiato l'Inter, ha pareggiato la Juventus al 95esimo e godo pure per quello. E adesso aspettando il Milan di stasera in un bel passo falso, ma la vedo difficile. Buonasera a tutti e bentrovati in questo mio new video dall'azzurro malato. Ragazzuoli, Victor al 23esimo. La sblocca Lozano, veramente grande cross, bel gol di testa che a me sto ragazzo di testa non mi ha mai convinto da quando gioca al Napoli, però stasera ha fatto bene. La scorsa settimana dopo quell'errore tutta la merda addosso a lui, e stasera vi ha ammutoliti, vi ha ammutoliti, segnando l'1-0 ed è stato decisivo. E ho detto porca troia perché, ragazzi, come al solito si soffre, ma questa volta è stata una sofferenza che si è mischiata un pochino pure con la rabbia di conseguenza, perché com'è possibile che si domina una partita fine 70-75 minuti, questi dopo il secondo tiro in porta che hanno fatto, si sono dimostrati pericolosi. Grandi Ospina che ha fatto un miracolo, meno male. Ma noi non possiamo correre questi rischi. Cioè, a questi qua il Bologna ha fatto proprio un cazzo stasera, ha fatto due massimo tre tiri in porta, è stata dominata da parte nostra. Infatti, se vincevamo 2-3-0 non avevamo rubato nulla. Il gol annullato a Koulibaly, c'è un fallo netto su Osimhen, c'è un fallo sulla trattenuta su Osimhen. Poi devo rivedere il gol annullato a Koulibaly, dice che ha trattenuto il difensore, non so chi era, ma devo rivedere, bisogna rivedere. Ma state certi che Osimhen è stato trattenuto in aria e questo nessuno lo mette in dubbio. Poi ognuno può esprimere un suo parere e queste sono pure vedute ogni tanto. Io l'ho vista così, però vabbè. Importante che ce la siamo portata a casa, ragazzi, sta partita, perché serviva una reazione di orgoglio, serviva una bella spinta per... Importante, chiudiamo la settima giornata con 3 punti. E adesso c'è la sosta, abbiamo Milan e Roma consecutivamente, e non sarà facile. Pasqua, pezzo di merda, veramente altro arbitraggio scandaloso, cioè i falli a loro li chiama, a noi no, no, Schouten, no, Schouten deve essere espulso 47 volte. Sai quanti gialli doveva avere stasera? A bizzeffe proprio, e non è stato espulso. Ma dai, veramente Pasqua inguardabile stasera, sto pezzo di merda. Mamma mia, che scandalo di arbitro, che scandalo di arbitro. E Fabian Ruiz, ragazzi, stasera pure inguardabile, applausi veramente pure per Bakayoko. Fabian Ruiz, ripeto, molle, non so il periodo che sta passando. Per quanto riguarda Mertens, ragazzi, io mi esprimo adesso, dico che con sto 4-2-3-1 non mi convince troppo. Mo' potete dire, vabbè, lui è un pochino sottotono, ci sta, e anche lui è colpa pure sua, però secondo me anche il modulo influisce. Sto 4-2-3-1, boh, non lo so, non, per lui non lo vedo bene. Bakayoko è ottimo. Di Lorenzo, buona partita, Isai che fa ridere, ovviamente. Mamma mia, 2 volte che scivola e butta il pallone fuori dall'aria, cioè veramente in rimessa laterale, cioè veramente, guarda, scandalo proprio di terzino. Insigne, partita brutta. Vabbè, Osimhen è stato decisivo, grande partita. E Lozano, ottima partita anche da parte sua. Ospina. E
E niente ragazzi, 1-0, 1-0, ci teniamo comunque in cascina questi 3 punti, questo risultato che è veramente importante, siamo al terzo posto, vediamo il Milan stasera cosa fa. Sempre vaiù, e dico sempre Forza Napoli, like, commento e condivisione. Ragazzi, in settimana ci sarà una bella sorpresa che la scoprirete così, a sorpresa, scusate il gioco di parole. Vaiù, vi abbraccio e dico di nuovo, sempre solo Forza Napoli, Pasqua, merda. Ciao.